Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio. Mamma Santa, perché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego di farmi che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 18 maggio 1926. Figlia mia, la mia inseparabile mamma, per concepire me, Verbo eterno, fu arricchita di mari di grazia, di luce e di santità dalla Maestà Suprema, e lei fece tali e tanti atti di virtù, di amore, di preghiere, di desideri e di infuocati sospiri, da sorpassare tutto l'amore, virtù e atti di tutte le generazioni che ci volevano per ottenere il sospirato redentore. Onde quando vidi nella sovrana regina l'amore completo di tutte le creature, tutti gli atti che ci volevano per meritare che il Verbo fosse concepito, trovai e trovai in lei il contraccambio dell'amore di tutti, la nostra gloria reintegrata, e tutti gli atti dei redenti e perfino di quelli ai quali la mia redenzione doveva servire di condanna per la loro ingratitudine, allora il mio amore fece l'ultimo sfoggio e restai concepito. Perciò il diritto al nome di madre per lei è connaturale
È sacro, perché con abbracciare tutti gli atti delle generazioni, sostituendosi a tutti, avvenne come se tutti ripartorissero nella vita dalle sue viscere materne. Ora tu devi sapere che quando facciamo la nostra opera, alla creatura che viene eletta e alla quale viene affidata, dobbiamo dare tanto amore, luce, grazia, da poterci dare tutto il ricambio e la gloria dell'opera a lei affidata. La nostra potenza e sapienza non si metterebbero fin dal principio di un'opera nostra nel banco della creatura in atto di fallire, sicché l'opera nostra deve restare al sicuro nella creatura che viene chiamata come atto prima, e noi dobbiamo riscuotere tutto l'interesse e la gloria equivalente alla nostra opera affidata. E ancorché dopo la nostra opera fosse comunicata alle altre creature e per la loro ingratitudine passasse pericolo di fallire, per noi è più tollerabile, perché colei alla quale fu affidata al principio ci fece riscuotere tutto l'interesse dei fallimenti delle altre creature. Ecco perché tutto demmo e tutto ricevemmo da lei, affinché tutto il capitale della redenzione potesse restare integro e per suo mezzo la nostra gloria completata e il nostro amore contraccambiato. E non si trattava di un'opera qualsiasi, di un piccolo capitale, ma si trattava della grande opera della redenzione e di tutto il costo del valore infinito ed incalcolabile del Verbo Eterno. Era opera unica, non si poteva ripetere una nuova discesa del Verbo Eterno sulla terra, e perciò dovevamo metterla al sicuro nella sovrana celeste. Siccome le affidammo tutto e la stessa vita di un Dio, lei, come fida nostra, doveva risponderci per tutti, farsi mallevatrice e responsabile di questa vita divina le affidata, come di fatti fece. Ora, figlia mia, ciò che fece e volli dalla mia celeste mamma nella grande opera della redenzione, lo voglio fare con te nella grande opera del Fiat Supremo. Non sono forse padrone io di dare quello che voglio? Vuoi tu forse mettere un limite alla mia opera completa che voglio affidarti? Che diresti tu se la mia mamma celeste avesse voluto accettare il Verbo Eterno senza i suoi beni e gli atti che ci volevano per potermi concepire? Sarebbe stato questo vero amore e vera accettazione? Certo che no, sicché tu vorresti la mia volontà senza le sue opere e senza gli atti che ad essa convengono. 23 maggio 1926, sempre 19° volume, l'ultimo per la meditazione di questo mese di maggio 2018. Figlia mia, quando venne alla luce del giorno la mia mamma regina, tutti erano rivolti a lei come se avessero un solo sguardo. Tutte le pupille guardavano colei che doveva tergere il loro pianto col portar loro la vita del sospirato Redentore. La creazione tutta stava centrata in lei, sentendosi onorata di ubbidire ai suoi cenni. La divinità stessa era tutta per lei, tutta intenta a lei, per prepararla e formare lei con grazie sorprendenti lo spazio dove il Verbo Eterno doveva scendere per prendere umana carne. Sicché se in noi non ci fosse la virtù che mentre operiamo, trattiamo, parliamo e diamo ad una creatura, non omettiamo gli altri, tutti ci avrebbero detto: lasciate tutti noi da parte, pensate a questa Vergine, date, accentrate tutto in lei, affinché faccia venire colui in cui sono riposte le nostre speranze, la nostra vita e tutto il nostro bene. Perciò si può chiamare quel tempo in cui venne alla luce del giorno la sovrana regina il tempo della mamma mia. Chiudiamo questo mese di maggio, ecco, con questi due nuovi quadri, chiamiamoli così, che ci tratteggiano lo splendore e la bellezza della nostra madre divina. Abbiamo sentito che madre è un termine a lei con naturale, e vedremo, rivedremo, mediteremo, ripasseremo in che senso, ecco, Gesù fa questa affermazione forte e profonda. Oggi la Chiesa celebra la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta, quindi questa gioia dell'incarnazione ancora nascosta a tutti, portata sia a questa santa creatura, Santa Elisabetta, sia soprattutto in maniera misteriosa ma vera al figlio che portava in grembo, cioè il precursore, che fu presantificato nel grembo materno da Gesù per mezzo di Maria.
giustissimamente San Luigi Monfort dice, chiama questo il primo vero miracolo di Gesù, che non erano le nozze di Cana, ma appunto questo. E i miracoli più grandi che Gesù compie non sono quelli che attirano la nostra attenzione, cioè i miracoli visibili, ma sono quelli invisibili. E noi sappiamo benissimo che nella divina volontà sono le molte cose invisibili e straordinarie che Dio compie, non percepibili dai sensi, che hanno il primato assoluto. E che anche nella vita della nostra adorata e adorabile regina tutto si svolgeva in questo incanto, ecco, anche la sua nascita, bellissimo quello che descrive qui, no? Quindi c'è un eco di una bellissima omelia di San Bernardo, certo che sposta questa concentrazione di tutte le creature ai piedi della Madonna a guardarla e a supplicarla, no? Dice, ecco, fai qualcosa per noi perché tutto dipende da te. Al momento dell'annunciazione, bellissima quell'omelia, no? Dice, guarda, tutti sono ai tuoi piedi, se tu dici sì, madre, noi siamo salvi, se poco poco non dici sì, è la fine per noi, no? Quindi coraggio, rispondi, colomba, non avere paura, sono bellissime quelle parole di San Bernardo. Qui Gesù retrodata giustamente questa attenzione alla nascita della Madonna, che come scrive San Luigi nelle sue opere, rallegrò il mondo intero, quel giorno beatissimo, quel giorno felicissimo, che vide uscire alla luce del pianeta Terra la regina. Vedere lei era ormai vedere prossima l'incarnazione e ormai prossima la redenzione, perché tutto per mezzo suo che si è compiuto. Quindi un'anima di un devoto della Madonna fa un piccolo giro nella Divina Volontà, ecco, e si fa presente, insomma, chiaramente nel giro che fa che è un atto interiore che chiama in causa la nostra immaginazione, la nostra fantasia, e il nostro vuole essere presenti lì, immaginandosi questa scena incantevole, immaginandosi questo esserino, piccolina come una neonata e stupendissima, ecco. Il momento in cui apre i suoi fari azzurri, insomma, che sì, quella bambina era come apparentemente come tutte le bambine ma sappiamo, già la vita della Divina Volontà era in lei, già era attivo il suo compito eterno, insomma, del fare tutti quanti questi atti, tali da, adesso dovremo vedere questa espressione, da meritare che il Verbo fosse concepito. Quindi è un ottimo esercizio fare questo giro, ecco, portare anche noi con tutta la creazione il nostro amore alla Divina Maria. Tanto misticamente eravamo presenti a questa grandissima nascita che rallegrò il mondo intero. Ecco, il primo paragrafetto, che è quello un pochino più profondo, è questo, no? Numero uno, la redenzione avvenne quando Gesù vide nella sovrana regina, l'abbiamo visto anche in altre meditazioni di questo mese, l'amore completo di tutte le creature. L'amore completo di tutte le creature. E tutti gli atti che ci volevano attenzione per meritare che il Verbo fosse concepito, e trovai in lei il contraccambio dell'amore di tutti. Attenzione, no? Qui viene utilizzato un termine che è meritare. E dobbiamo approfondire questo termine e chiarire bene alcuni punti. Allora, noi sappiamo che, mi si perdonerà, insomma, se
faccio qualche piccolissima digressione teologica, però questo è un punto fondamentale della vita proprio spirituale che per noi deve essere molto molto chiaro. Allora, di per sé tutto ciò che Dio fa e tutte le grazie, sia nell'ordine della natura che nell'ordine appunto della grazia, prima fra tutti l'incarnazione, sono grazie che Dio deliberatamente fa e che non esiste nessun atto di creatura che potrebbe, in senso stretto, proprio strettamente parlando, meritare, perché il merito chiama in causa la virtù della giustizia. Cioè, se io una cosa me la merito, vuol dire che quella cosa mi spetta di diritto, ecco, e che non farla sarebbe una ingiustizia. Questi tipi di merito non esistono dinanzi a Dio, neanche quelli che ci portano in paradiso, perché sappiamo che la vita eterna, non dimentichiamo, nell'atto di speranza, noi dobbiamo meritarla con le buone opere che dobbiamo e possiamo compiere. Ecco, però anche questa sorta di merito, e in teologia ci sono dei termini tecnici, no? Si dice il merito decondigno e il merito decongruo, insomma, no? Ecco, quindi diciamolo in termini più spiccioli, quindi meriti in senso strettissimo davanti a Dio non ci stanno, cioè dipendono sempre dalla sua bontà, dalla gratuità del suo dono e dalla sua misericordia. Questa è la premessa fondamentale. Fatta però questa premessa, non tutto viene concesso da Dio gratis, senza nessun concorso della creatura, perché come in paradiso non ci si va senza le buone opere che posso e devo fare, ecco, chiaramente, ecco, e stando nelle condizioni, insomma, di una vita già cristiana, eccetera, eccetera, no? Ma anche i non credenti sappiamo, no? Che se esiste una possibilità di salvezza per loro, come esiste, come la Chiesa insegna, questa non si compie senza le buone opere che hanno compiuto seguendo il dettame della retta coscienza. Non è che queste opere meritano il paradiso, ma queste opere Dio le vuole perché la sua gratuità e la sua bontà deve trovare una risposta nell'uomo. È perché se queste non ci stanno, il dono non c'è, viene revocato. Allora, una cosa come l'incarnazione evidentemente non può essere meritata in senso stretto, è un dono deliberato da Dio. Però, perché si parla di merito? Se non si determinano delle condizioni concrete che richiedono l'impegno della creatura, questo dono non sarà fatto. Quindi, come dire, facciamo un esempio un po' più, ecco, un ragazzo che è chiamato al sacerdozio, è chiaro che il sacerdozio, uno non c'ha nessun diritto di ricevere il sacerdozio, non è un diritto ricevere il sacerdozio, e nessuno può meritare una cosa così grande, perché il sacerdozio, come dire, non lo potrebbe meritare in senso stretto, a parte il fatto che essere una, che è una donna, ma neanche la Madonna, insomma, perché è una cosa talmente grande. Ecco, però uno non diventa sacerdote se, come chiede il vescovo al giorno dell'ordinazione, dice: sei certo che ne è degno, è stato preparato, ha affrontato, ha superato tutte quante le prove che ti portano da quando entri in seminario fino al giorno dell'ordinazione, se no prete non ci diventi. D'accordo? Ecco. Prete ci diventa chi ha fatto bene il seminario, chi si è lasciato formare da un punto di vista intellettuale, spirituale, umano, ascetico, e chi si è sottomesso al giudizio della Chiesa, in sincerità, parlando con i superiori, con il vescovo, eccetera, eccetera, e si è comportato bene durante il tempo del seminario. Se no, prete non ci diventi. Allora, quindi, diciamo che i doni che il Signore fa sono ordinariamente in questa prospettiva. Quindi, cosa era necessario da parte della creatura per ricevere quello che è comunque il dono della redenzione, quello che ha fatto la Madonna? Cioè, che questo dono così grande fosse sospirato, richiesto, anelato non solo da una creatura, che era Maria Santissima, e non solo dai gemiti, dalle preghiere, dalle suppliche dei patriarchi e dei profeti dell'Antico Testamento, ma da tutto il genere umano, d'accordo?
perché una grazia così grande va desiderata e va impetrata e va sospirata. Allora, attenzione, va meritata, sospirata per ragioni di giustizia, d'accordo? Vedete, in Dio la giustizia e la misericordia vanno sempre insieme, perché, come dire, Dio non dà le perle ai porci, come ha detto Gesù nel Vangelo, no? Non si, cioè, capito? Cioè, non è possibile, come dire, che dia un dono grosso quando non trova le condizioni necessarie per poter affidare questo dono. Ora, siccome nella razza umana queste cose non c'erano, d'accordo? Perché non c'erano, la Madonna ci ha pensato lei per tutti, girando nella divina volontà. E attenzione, questo fatto qui era necessario. Si parla di meritare, io spero che riesco ad essere chiaro, perché anche se non si tratta di un merito in senso stretto, però siccome la giustizia di Dio esigeva che fossero fatti tutti quegli atti, una volta che tutti quegli atti sono fatti, fermo restando la gratuità del dono originario, allora quel dono deve essere fatto, perché questo è il dono, queste sono le condizioni indispensabili per poterlo ricevere. Il dono Dio lo vuole fare, quindi la sua volontà di amore gratuita è già attiva. Una volta che sono determinate tutte quante queste condizioni, allora lo faccio. È lo stesso criterio con cui saremo giudicati quando saremo morti. È chiaro che la salvezza ce l'ho avuta. Primo, perché il Verbo si è incarnato. Secondo, perché è morto in croce per me. Terzo, perché sono stato battezzato. Già questi tre atti io non ne ho assolutamente, non li ho meritati, non ne ho nessunissimo merito. Sono atti gratuiti. Quarto, perché i peccati che ho commesso in vita sono stati per misericordia perdonati. Certo, io ho confessato, ho chiesto perdono a Dio, ma non c'è nessun diritto a ottenere il perdono, è un atto gratuito, d'accordo? Quindi, fermo restando tutte queste cose, io comunque mi devo sforzare di compiere bene il mio ministero sacerdotale, di fare tante buone opere, che le posso fare, attenzione, in virtù della grazia santificante che è in me, altrimenti non le potrei fare. Quindi anche queste dipendono comunque in primis dall'azione della misericordia e della grazia di Dio. Quindi il merito in senso stretto, il vanto, come dice San Paolo, non c'è. Tuttavia, questa è quella cooperazione che Dio vuole per giustizia dalle creature e che poi retribuirà a titolo di giustizia. Ecco perché esistono diversi gradi di gloria in paradiso. È perché bisogna vedere come la creatura usa i doni che Dio gli ha fatto. E quanto meglio e quanto più li usa, e tanto più grande sarà la sua ricompensa in cielo, punto. Cosa dice Gesù? Lo dice: grande sarà la vostra ricompensa in cielo, no? Lo dice per esempio a coloro che accettano di soffrire la persecuzione per suo amore, no? Dice: grande sarà la vostra ricompensa, non dice sarete ricompensati, dice sarà grande la vostra ricompensa, perché una grande sofferenza richiede una grande ricompensa. Ecco, quindi, come dire, le condizioni, ecco perché tante volte si dice che Maria Santissima è quella che ha aggiustato un pochino i conti, no? Perché le condizioni di giustizia necessarie per cui il Verbo, pur nella sua gratuità e liberalità, si facesse carne, le ha tutte quante realizzate lei. E Gesù lo spiega, dice: guarda, quando facciamo un'opera, alla creatura che viene letta dobbiamo dare tanto amore, luce e grazia da poterci dare tutto il ricambio, la gloria dell'opera le è affidata. Cioè, non importa se poi spiega agli altri per ingratitudine, come dire, vanificano quest'opera, no? Cioè, di fatto, che cosa è successo con l'incarnazione e con l'opera della redenzione? È successo che non è che dopo che Gesù Cristo è venuto sulla terra a morire vanno tutti quanti in paradiso. Purtroppo, altro che il ricambio d'amore che la Madonna ha provveduto per tutte le generazioni, e Gesù anche per coloro che sarebbero andati a fare una brutta fine, lo ha detto. D'accordo? Lo ha detto, l'ho proprio spiegato, no?
e ancorché dopo la nostra opera fosse comunicata alle altre creature e per la loro ingratitudine passasse pericolo di fallire, per noi è più tollerabile, perché colei alla quale ho affidato al principio ci fece riscuotere tutto l'interesse dei fallimenti delle altre creature. D'accordo? Quindi, perché Dio non fa un'opera così grande senza che quell'opera, come dire, sia degnamente glorificata e degnamente accolta? Non la fa. Allora, la Madonna ci ha pensato per tutti, quindi rendendola possibile perché essa sia efficace per tutti, attenzione al passaggio sottile, è necessario che ciascuno la accolga e vi cooperi come Dio vuole e come è chiesto ad ogni singolo nelle circostanze concrete in cui si trova. D'accordo? Perché la salvezza che Gesù ti offre, e se tu non la accogli, se tu la rifiuti, se tu la disprezzi fino alla fine senza pentimento finale, non ti giova, perché non ne beneficerai per tutta l'eternità. Ecco. Però la Madonna, anche di quell'anima dannata, ha compiuto gli atti di riparazione, di supplica, di ringraziamento, di adorazione che dovevano esserci perché il Verbo si fece carne. Questo è quello che si dice, e ha fatto chiaramente queste operazioni, queste sono operazioni completamente spirituali. La Madonna è stata la prima a fare una montagna di giri, no? Questo si vede benissimo, per esempio, se uno legge, perché vedete qui c'è la spiegazione, io mi ricordo, rimasi molto impressionato, quando lessi la mistica città di Dio della venerabile Maria da Greda, un'opera mariana che è un cult, a mio avviso, molto molto bello, dove emerge proprio, come dire, la pienezza di grazia, cioè io amo chiamare la Madonna la Divina Maria, no? E lì emerge molto la Divina, cioè si vede che stava continuamente in atto, intenta a offrire, a riparare, in continuazione, cioè in alcuni momenti, come dire, sembra anche, a volte, no? Purtroppo noi siamo così sciocchi e così meschini e incapaci anche di gustare la bellezza delle cose soprannaturali, no? A volte, come dire, sembra quasi una nenia, no? Dice, ah, successe questo, allora lei si unì a, e lodando l'infinita giustizia riparò. Poi si vedono proprio, insomma, le parole stesse, insomma, con cui Maria Santissima si rivolgeva al Signore in continuazione, in atto di offerta, di riparazione, di sostituzione vicaria nei confronti di tutte quante le creature, no? Dice, ecco perché, dice, il diritto al nome di madre è per lei connaturale, perché con l'abbracciare gli atti delle generazioni, sostituendosi a tutti, avvenne come se tutti li partorisse a novella vita dalle sue viscere materne. Cioè, capite? La Madonna si è sostituita a me e a te che stai ascoltando nel fare e nel dare a Dio tutto quello che tu non hai fatto per Lui, che io non ho fatto per Lui e che io non ho dato a Lui, l'ho già fatto Lei. Ripeto, questo non è sufficiente per la mia salvezza, ma è sufficiente perché la possibilità della salvezza venisse sulla terra. Poi ci devo mettere anch'io del mio. Allora, capite anche indirettamente, no, l'importanza dei giri nella Divina. Quando io faccio un giro nella Divina Volontà e soprattutto ci metto il ti amo per tutte le persone presenti, passate e future, io, come dire, reinnesco questa cosa e quindi mi sostituisco anch'io a tutti quanti e quindi attiro in qualche modo una grazia su tutti, una grazia che riceveranno. Certamente questo non basta a scamparli dall'inferno e a portarli in paradiso, però una grazia viene provocata, viene realmente attirata in quell'anima. Sono concetti un pochino elevati, però è molto importante per le conseguenze, cioè che significa questo qui? Significa che se tu non ti muovi, se tu non cooperi con la grazia, se tu non metti a frutto i doni che il Signore ti ha fatto, è un problema grosso, d'accordo? Perché è la famosa parabola dei talenti, poi, se uno ci pensa, no? Perché io sono sempre convintissimo, e lo sarò sempre, e questa è la dottrina di Santa Madre Chiesa,
che nella Bibbia, nella Rivelazione, c'è scritto veramente tutto. D'accordo? Io sono convintissimo personalmente che in sottofondo, a un livello molto profondo, cioè se noi lo potessimo vedere con gli occhi dell'Altissimo, c'è scritta anche tutta la dottrina e tutta la rivelazione della Divina Volontà. Sicuramente, d'accordo? Sicuramente. Sicuramente perché lì c'è tutto. Il problema è che Dio ha, come dire, ha messo questo tutto nell'involucro della rivelazione, cioè anche lì, come succede in tante cose, c'è un'apparenza, come dire, una copertura, come dire, un velo che tu lo devi alzare e poi devi andare a vedere che ci sta sotto, e quello è un pozzo inesauribile, un pozzo inesauribile. Noi sappiamo che la Chiesa che interpreta autenticamente la rivelazione lo ha fatto con tante cose, però per esempio anche i dogmi che la Chiesa ha fatto, per esempio l'Immacolata Concezione. L'Immacolata Concezione, la Chiesa spiega, è adombrata nella Sacra Scrittura, perché ci sono dei passi sparpagliati qua e là, come dire, che per esempio i padri della Chiesa non avevano nessuna difficoltà a coglierli, perché sapevano fare bene l'interpretazione allegorica. Oggi con i metodi moderni, che sono più razionalisteggianti, è un po' più complicato, ma l'Immacolata Concezione sta rivelata nella Bibbia. D'accordo? Non in maniera chiara, diretta ed esplicita, cioè non, nella Bibbia la filiazione divina, cioè quando Gesù dice io e il Padre mio siamo una cosa sola, cioè, oppure quando San Pietro gli dice tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, è chiaro che lì c'è scritto che Gesù Cristo, cioè è esplicito che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E il problema è che sono tantissime le cose che sono nascoste, sono implicite, sono velate, e quindi bisogna alzare il velo e tirarle fuori. Ecco, con un'operazione che si può fare soltanto nello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che ha conosciuto, ecco perché sono abilitati a farli in senso stretto solo chi ha l'assistenza certa dello Spirito Santo, come spiega San Pietro, cioè il Papa e i Vescovi uniti con lui, sempre insieme con lui. Ecco, quindi è bellissima questa cosa. È bellissimo chiudere in questo modo, ecco, ricordando come lei ci ha messo tutti al sicuro. Ecco. Basta che noi, anzitutto prendiamo esempio da lei e poi completiamo quello che dobbiamo fare con la nostra libera e cosciente azione di corrispondenza alla grazia, ecco, per giungere a, speriamo, la grande santità che Dio ha pensato per noi. Speriamo la grande santità del vivere nel divin volere. Con tutta la Chiesa, o Santa Vergine Divina Maria, ci apprestiamo a vivere questa splendida giornata di festa e di ringraziamento, ecco, fiduciosi che la tua bontà vorrà visitare anche la nostra anima, così come visitò la Beatissima Santa Elisabetta. Noi la desideriamo con tutto il cuore, la invochiamo, la tua visita, sappiamo che la tua visita, solo la tua presenza è portatrice di oceani infiniti di grazia, perché la tua presenza porta con sé inesorabilmente, inevitabilmente, ecco, ineluttabilmente la presenza di Gesù e della grazia di cui sei piena. Grazie anche per tutto quello che questi scritti ci hanno consentito di poter meditare e contemplare sulla tua santissima persona, ecco, a Dio piacendo. Il prossimo mese a te dedicato, ecco, continueremo, ecco, questo florilegio di meditazioni che ci portano nel tuo mondo, ecco, nel mondo della principessa, della sovrana e della regina del regno del divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per liberarti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.